aspetti. No, perché soprattutto nella discussione, però no, vabbè. Allora, sì, è passata così. Allora, la prima cosa che fa uno, un architetto chiama, chi chiama per sapere se qualcosa, l'ordine degli architetti, qualcosa? Commercialista. Io ho chiamato la FIMA, che è praticamente la Federazione degli Agenti Immobiliari. Chiamo, niente, non so, guardi, non sappiamo niente, non, però guardi, può chiedere all'avvocato, l'avvocato le dice tutto, l'avvocato della FIMA. Ok, chiama l'avvocato, io non so niente, guardi, non so che è passata così. Chiamo il commercialista della FIMA, dopo due giorni mi risponde, mi ha detto, mi faccia, ah brava, brava, mi faccia domande via mail, e io le rispondo, va bene, non c'è problema, facciamo la domanda via mail. Mi risponde esattamente le cose che sapevo già. Sì, sì, così non viene. Sei tranquilla, adesso andiamo. Esattamente. Ma non ci ho pensato, mi trovo per le tende. Ma è bello, adesso c'è glicine. Vabbè, oramai, ma va bene anche così. Mi risponde esattamente le cose che sapevo già. Allora ho detto, non è possibile, siamo a Milano, non siamo a Canicattì. Aspetti che mi giro da quest'altra parte. Stia lì perché poi dopo ritorno. Tanto io poi ci metto la musica sotto. E cos'altro? Mi risponde le stesse cose, mi vergogno, cioè un cliente mi paga, io non gli so dire queste cose qua. Allora a un certo punto che faccio? Prendo senza appuntamento, vado all'Agenzia delle Entrate. Ieri sono stato 2 ore e mezzo all'Agenzia delle Entrate per sapere questa novità. Alla fine l'Agenzia delle Entrate fa, guardi. Non so neanche loro. Non è che non lo sanno, mi fa, guardi, in teoria è passata, in pratica dobbiamo avere non abbiamo avuto nessuna comunicazione, quindi rimane esattamente tutto come era prima, né più né meno. Se si mette in bagno, io poi dopo faccio anche l'armadio, esattamente tutto come era prima, quindi io non, peraltro abbiamo dei contratti fissati in questi giorni qua. Di conseguenza, cioè io devo dire qualcosa al proprietario, se comunque riesce a detrarre qualcosa, cosa paga, cedolare secca, non ma secca. Ma cedolare secca è solo per il proprietario. Solo per il proprietario. Perché so che c'è anche l'inquilino che sta a scaricare, invece quella non è passata. Non so se l'inquilino può scaricare, non si sa niente, ho detto non si sa proprio niente. Io ho letto che prima avevo proposto di far scaricare l'inquilino, poi con la brava, con l'opportunità mi ha tolto, ho messo sotto cedolare secca 20%. Comunque è una cosa bellissima, sicuramente ci deve essere la possibilità di non bisogna aumentare con l'aumento Istat. Comunque se anche dovessimo fare il contratto e se anche non avessero possibilità così, si fa sempre a tempo, perché anche i contratti che Soperga, se lei vuole aderire alla cedolare secca, che fa? Aspetti che stai così facendo, non rientrano i redditi, ma io pago di più.